Siamo al telefono con l'onorevole Felice Maurizio Dettore. Insomma, un risultato innanzitutto aspettato o non aspettato? Ma noi in questi ultimi giorni ci rendevamo conto che c'era grande attenzione nei nostri confronti su tutto il centrodestra, ma al di là del perimetro e dei confini del centrodestra abbiamo avuto chiaramente, infatti lo dicono, anche un consenso che è andato oltre. Quindi anche sui temi, sulle proposte, sulle candidature c'è stata un'attenzione forte del territorio. Lo vedevamo giorno per giorno questo, quindi ci aspettavamo un risultato significativo. È stato in alcuni casi molto più significativo di quanto ci si potesse aspettare, in alcuni comuni come Civitella in Val di Chiana, ma intere vallate come la Val Tiberina, il Casentino, dove siamo andati sopra, Arezzo città, poi è stato un risultato eclatante, di un distacco notevolissimo. E anche in Val d'Arno, sul collegio nominale, abbiamo tenuto molto molto bene, anche in comuni storicamente non facili. Quindi vuol dire che anche il voto non solo del centrodestra è venuto verso di noi. Come lo possiamo leggere proprio calandolo appunto nella realtà aretina, prima di tutto del capoluogo? Io credo che è passato il messaggio della concretezza dei temi per il territorio, della rappresentatività territoriale. Abbiamo battuto molto su questo anche con Stefano Mugnai. E questo è passato, questo messaggio, perché il territorio sentiva una mancanza di rappresentanza reale nelle assemblee elettive e nell'ambito governativo. E quindi c'è stata una voglia di cambiamento evidente. Poi una risposta, credo, del tutto chiara al PDR, cioè al partito di Renzi, non al PD, ma al PDR. È una risposta chiarissima questa. Renzi ha voluto fare le liste a modo suo e in questo momento il PD non ha alcun rappresentante di Arezzo. Penso sia la prima volta e questa è responsabilità anche di chi ha composto le liste. Ecco, c'è un exploit della Lega anche nel nostro territorio, come del resto anche a livello nazionale. Insomma, anche questo forse racconta qualcosa. Sì, non c'è dubbio, c'è stato un grande risultato, ma io lavoro da anni insieme alla Lega nei comuni dove da coordinatore di Forza Italia provinciale abbiamo fatto liste insieme, programmi insieme, quindi è stata facile anche la sinergia, il lavoro insieme a Tiziana Nisini che tra parentesi ha fatto un risultato straordinario anche lei e il collegio è stato contendibile fino alla fine. Anche lì è stata una risposta a Nencini che è venuta a dirci di tutte le grandi realizzazioni del governo di cui nessuno si era accorto. Nencini ha rischiato davvero, mi spiace perché la Tiziana ha fatto una grande campagna elettorale, ma questo ha dimostrato l'unità del centrodestra. Noi abbiamo chiuso la campagna elettorale tutti insieme, l'abbiamo fatta con tutte le forze, anche Fratelli d'Italia ha fatto un risultato molto molto importante, significativo in questo collegio e anche gli amici di Noi con l'Italia hanno dato il loro contributo. Cioè, c'è stata una sinergia e quindi il voto della Lega è un voto che non mi meraviglia, è un voto poi che ha avuto una risposta territoriale molto forte. Ecco, nei territori storicamente rossi, a questo punto non diventa più forse un voto di, come dire, di protesta, di pancia, ma diventa un voto strutturato. Sì, una scelta, giusto, questa è proprio una scelta sui temi, sulla concretezza, sulle risposte per il territorio, sulla voglia di essere rappresentati. E molti cittadini sono andati a votare, c'è stata una grande affluenza, questo grazie anche, devo dire, all'interesse dei mezzi di comunicazione, anche le televisioni, la vostra che si è occupata, ha fatto un confronto fra i candidati, questo ha portato anche alla voglia di votare. Finalmente i cittadini potevano scegliere dopo anni di governi che non avevano alcuna legittimazione popolare e sono andati a votare e hanno fatto una scelta.